Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Davide e oggi sono in compagnia di Marco, mio cliente. Ciao a tutti. E oggi siamo qua per recensire, si dà la possibilità di recensire pezzi appena acquistati. E parliamo del duo di Kong Skull Island, dove c'è anche il mostriciattolo finale che si chiama Crawler. Skull Crawler. Quella faccia del culo lì, diciamo, ecco. Esatto. E la particolarità è che praticamente è un pezzo limitato a 300 pezzi e contiene anche la versione deluxe di Kong, quindi adesso andiamo a vedere. Purtroppo le scatole sono un po' ingombranti, quindi per poterle dare un'occhiata dobbiamo spostarle, però sono semplici scatole. Vabbè, qui c'è la copertina praticamente del film, sì. La scena bellissima, quando c'è praticamente la... quando arrivano, sì, quegli quando elicotteri. Arrivano gli elicotteri, che è stupenda la scena e muoiono tutti o per lo più. E poi qua abbiamo la scena, il combattimento delle rettile contro Kong armato di questa elica, che comunque fa una brutta fine questa elica qua. Ok, diamo subito l'occhiata al contenuto e andiamo a vedere. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the... Scatola aperta. Ora prepariamoci al montaggio. Vai, iniziate le danze. Intanto facciamo vedere la base mentre te ne apri i pacchetti. Allora, questa è la base del... ricordami il nome? Skull Crawler, che praticamente è un rettile che striscia tra i teschi. Esatto, striscia teschi dovrebbe essere. Esatto. Eccolo qua, questa è la vasetta che ho scritto sotto, bellissima, è anche di un certo peso, bellissimo. Vediamo, intanto facciamo un bel tubo piano. È più pesante perché questa è una statua proprio. Ok, questo forse è più delicato. Infatti questo è riportato in con la dicitura poliresina. Sì, poliresina. Mentre in l'alto King Kong è in vinile. Poi comunque è anche più pesante perché, secondo me, no, sì. Beh, questo non è neanche tanto pesante. C'ha i terni, sì. C'ha delle cose. Allora, sto guardando la lingua, però visto che avevo paura che magari fosse rischioso che si rompesse, poi vedo che è un po' mobile. Comunque l'importante è stare sempre attento. Sì, sì, è un ibrido, diciamo, fra le due... Ok. Guarda che... bellissimo. Wow. Poi ce lo sistemiamo, mettilo un po' più in qua. E questa ci sarà il suo pernino. La coda. Ok. Ah sì, stava la coda. Cioè? Vabbè, no, è l'unico modo. No, è giusto. Perché si poteva fare la posa con la coda che va dentro qua. Ah, comunque c'è una brutta faccia quello lì, te lo dico. Sì. Tipo una cosa di questo tipo. Vabbè. Ok, adesso mettiamo lo Skull qua e diamo un'occhiata alla basetta di Kong, che non è da sottovalutare. Diamo un'occhiata alla basetta. Bella. Con la scritta Kong Skull Island. La nave è arrugginita. Sì, è la famosa nave dell'elica. Eh sì, in teoria dove lui sì. Dove averla presa. Molto bella. Allora, bella qui non, sì, qui non riporta la scritta 300, no. Però abbiamo assodato che è così.
Devo controllare se c'è qualche dicitura sulla scatola. Comunque il pezzo limitato è lo Skullcrawler. Sì. Kong. Sì, Kong ne hanno fatte sì, tutte le salse. Esatto. È il terzo, no? Questo qua. E... poi sarà. Cioè, c'è. C'era la base. C'è questo qua. Deluxe è normale. Deluxe è normale. E poi c'è quello lì con l'elicottero in mano. Esatto. Che anche quello deluxe. Anche quello è deluxe con l'elicottero. Poi c'era la normale che era in posa senza niente. Beh, quindi sarebbero... l'obbligo deluxe. Sì, il problema è trovarlo. E poi dall'altro sarebbe la scena quella lì con il sole dietro. Esatto, all'inizio, quando si vede la figura di lui, sì. Quello è bello. Comunque io sono incantato da questo pezzo qua, che dal vivo è tanta roba. Io direi di mettere il Kong sulla basetta innanzitutto. È una cosa spaziale, veramente. Cioè, in realtà mi piace anche Kong, ma Kong lo devo... Kong già ce l'hai, c'è la versione, esatto, che dobbiamo capire se è uguale a questa qua. L'unica cosa c'era stata in la Kong quando lo metti sulla basetta, che non è proprio stabile. Sì, ci puoi muovere leggermente il piede. Ah, ok, mettilo due. Però vabbè, basta che stia fermo, poi non fa mica niente. Allora, questo si vede, ecco, guarda che roba. Tu lo metti tipo così, vicini, nella vetrina. Spettacolo. Io prenderei un attimo il metro per fare. Esatto, te lo volevo chiedere perché è veramente grande. È più grande di quello che... Allora, beh, l'altezza... Ahia, sfiorami 40 qua, eh? Eh sì. 40 centimetri. Qui stiamo dentro la Detolf. Giusti, giusti. Anche Kong, però 36. Con la base sì. Con la 36, base, sì. Sì. Anche abbiamo... Abbiamo una base di 3 centimetri. Sì. Comunque 33 centimetri, quindi sì, giusto. Sì, lui ci sta a pelo. Adesso non mi ricordo quant'è con la Detolf, però... E lui 38-39 centimetri. Dici che non ci sta? Vabbè, dopo proviamo, tanto ce ne abbiamo due. Ti manderò la foto. No, è spettacolare. Davvero, davvero bello. Proviamo a Kong perché ce l'ho meglio. Assolutamente. Qua non so se si nota l'effetto bagnato, diciamo, dei denti, della bocca, dell'occhio. Ah, la bocca è spettacolare. Hanno fatto un lavoro di painting molto molto bello, secondo me. Anche perché credo che sia una delle pochissime figure fatte di Kong di questi ultimi film. Forse avranno fatto qualcosa o usciranno adesso. Di Skull Island, sì. Se non sbaglio, sì, io non ho viste altre. Sì, forse Star Race ha fatto quelle due lì. Sì, 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 sì. E basta. Pensandoci, vero? Adesso uscirà. Sicuramente ci danno la pazza gioia anche con il nuovo film. Sì, eh. Poi vediamo l'elica. Sicuramente arriva in faccia questa bestia qua. No, lui è pazzesco. Avevano criticato la posa strana. Però in realtà, visto così, lo apprezzo perché c'è questo effetto acqua che rende e quindi ti fa capire che proprio lui stia schizzando fuori, no? Per andare a prendere le botte. Esatto, per andare a prendersi Kong. Quindi è proprio un effetto anche dinamico, non è statico. Il bello di queste statue qua è che gli danno sempre un po' di dinamicità. No, beh, comunque lui è obbligo con la basetta, altrimenti... Assolutamente. Infatti anche la versione normale ha la basetta. C'ha una base, se non vado errato, non so se è più piccola, sì, è una cosa un po' liscia, ma questo va così, cioè non ce n'è di palo. Qua anche fa un bel diorama, sai come te la godi? Esatto, esatto. Poi vedo prosegui anche... l'acqua. Sì, 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 puoi usare quegli effetti che usi anche per le miniature, sì, sì. Per fare una bella base d'acqua ci metti il Kong di fianco. Kong lo metterei sul comodino io. Tanta roba, sì, sì, sì. Sono proprio belli anche a sé, perché se tu lo prendi così e lo metti in vetrina, o no? Fa mica il suo, anche da solo. Pensa alla schiena, È bello, sì. A me la cosa che piace di più è la bocca. Proprio con tutti i denti, mi fa proprio di... Io che sono un fan di Godzilla, ci rivedo proprio il kaiju. Ah sì, no, davvero bello. Molto giappo, ecco, diciamo, come... Molto bello, sì, sì. Quindi direi che sei soddisfatto. Assolutamente sì. Ok, adesso poi dopo diamo un'occhiata con la casa.
King Kong, se è uguale o no. Sì, sì. Hai detto che forse era un po' più scuro questo. Non lo so, l'impressione sì, non so se è la luce, ma devo verificarlo. Sembra difficile che abbiano fatto un repaint. Non lo so. Però... no, forse è lo stesso. Forse è la luce che è sparata così, mi dà quella sensazione lì. Però lui veramente mi piace tanto. Cioè, non ero convintissimo. Diciamo che su questo set sì, è lui il protagonista. Su questo set. Sì, perché questi due li hanno fatti esattamente per essere messi poi vicini. Sì, cioè, anche perché Kong è bello così. Come ma detto lui... prima, Kong è già stato visto. Eh sì, questo qui non ha altre versioni. Avevano fatto una figure bruttissima di plastica. Però qua parliamo insomma di una cosa ad alto livello, ecco. No, io... cioè, se ti piacciono i mostri e queste cose qui, secondo me in vetrina fa la sua figura. È bella anche l'acqua, proprio l'effetto così mi piace. Sì, magari visto che Kong era già uscito, questa figura, io avrei optato per l'altra, quell'elicottero. O magari potevano fare che cambiavi la mano. Sì, il cambio anch'io l'avrei gradito, il cambio di posa, un cambio di o la faccia o la mano. Sì. Veniamo un po' come si dice, un po'. Beh, per il vampiro ad esempio hanno messo due pezzi che si potevano. Però qua vedi che lui ha anche la schiena inarcata, diciamo, sì, che veniva un po' più difficile, perché fare un cambio posa. Sì. Magari potevi far cambiare le braccia, giusto per. Però vero. Ci accontentiamo, tanto adesso sicuramente usciranno quelli del nuovo film. Il problema è quello. Che no, adesso. Il problema se non lo fanno. Esatto. La Bandai si è già messa avanti, ha già tirato fuori tutte e due. Se esce Godzilla vs Kong, le statue, preparatevi perché. Poi te hai già visto il film, quindi sai già cosa potrebbe. No, io temo che andranno sold out presto. Per cui già queste adesso si fa. A parte il fatto che ormai che c'è Mecha Godzilla non è più spoiler, perché lo si sa, lo sanno tutti. Esatto. Se anche la Star Race farà Mecha. Prendiamo subito. Non c'è pericolo. Lì batte un po' ordine, che sicuramente anche da Lorenzo, che lo saluto, tra l'altro, che è un fan sfegatato come te di grande Godzilla. Grande. Infatti, quando ho visto la foto di questi due, non state impazzito. Adesso poi vedrò il video. Lui c'ha la stanza piena di Kong e Godzilla. Bene, più Godzilla. Bene. Ma ascolta, ma questi due si trovano ancora? Si possono acquistare adesso? Sì, pochi pezzi, pochissimi pezzi, quindi se chi è interessato mi contatti ovviamente, ma siamo proprio gli sgoccioli perché, come detto prima, sono limitatissimo. E, appunto, te sei arrivato proprio in tempo perché, se non sbaglio, ne erano rimasti due. E quindi, se siete interessati, contattatemi. Ragazzi, 300 pezzi al mondo, Adesso sì. Che vi interessi o meno il personaggio, ok, però sulla tiratura non ce n'è. No, 300 è pochissimo. 300 su Star Ace è ridicolo, cioè è una figure che sicuramente si aumenterà. Secondo me sì. Di valore, già in Giappone non si trovano, quindi... No, è un ottimo set, io penso. Poi... ripeto quello che hai detto prima, penso che di questo film non ne faranno più. No, non fanno più niente. Non fanno più niente perché c'è quello nuovo, quindi io approfitterei. Quindi non fatelo scappare. E niente, aspettiamo con ansia il prossimo film. Io vi do l'appuntamento come sempre qua per il prossimo video e vi saluto. Grazie mille per averci seguiti e alla prossima. Ciao! Ciao! I live inside my own